Dopo 10 giorni termina l'incubo dell'uomo che lo scorso 7 novembre era uscito dalla sua casa di Quarto nella provincia di Napoli per andare al lavoro e al suo ritorno l'aveva trovata occupata abusivamente da una donna. Questa notte infatti i carabinieri sono intervenuti nell'abitazione di Via De Gasperi. A telefonare ai militari dell'arma è stata proprio la donna che aveva occupato abusivamente la casa manifestando l'intenzione di andare via. La donna ha consegnato le chiavi ai carabinieri e ha lasciato l'alloggio. I militari hanno poi riconsegnato l'abitazione all'uomo che dopo 10 giorni ha fatto ritorno a casa sua. Nello stesso paese, Quarto, nella stessa via De Gasperi, per un alloggio che viene lasciato, un altro viene occupato. È il caso di una donna che si era allontanata da casa per qualche giorno per andare dalla figlia in provincia di Caserta. Al ritorno, anche lei ha trovato la casa occupata con l'aggiunta dell'arredamento distrutto. All'inizio di settembre era andata a vivere dalla figlia a Villa Literno per questioni di salute. Una sistemazione temporanea dovuta alle contingenze, nulla di definitivo. Tuttavia, la sua assenza è stata notata da un uomo e dalla sua compagna che, approfittando del fatto che la donna mancava da giorni, hanno forzato la porta del suo appartamento e l'hanno occupato. La donna, portatrice di handicap, ha presentato denuncia ai carabinieri di Villa Literno lo scorso 31 ottobre. Saremo a vedere se anche in questo caso si arriverà a lieto fine, anche perché nel frattempo il governo nel nuovo pacchetto sicurezza ha previsto un nuovo reato pensato proprio per difendere i proprietari di immobili occupati. Dietro presentazione di querela è prevista infatti la reclusione da 2 a 7 anni per chi con violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile altrui o comunque impedisce il rientro nell'immobile del proprietario o di colui che lo deteneva. Il governo stabilisce anche un procedimento apposito più veloce per ottenere lo sgombero. In via ordinaria è necessario un provvedimento giudiziario, ma nel caso in cui lo stabile occupato corrisponda all'unica abitazione della persona offesa, lo sgombero e la restituzione del bene possono avvenire direttamente con l'intervento delle forze dell'ordine che hanno raccolto la denuncia. Infine, ci sarà una causa di non punibilità per quegli occupanti che collaborano per accertare i fatti e abbandonano volontariamente l'immobile occupato.